Girone B di eccellenza, vabbè, devi vincere il campionato a questo punto, no? Quando? Quest'anno? scusa, sei quarto in classifica, adesso sì. Non so se abbiamo la classifica lì, meno 10, 10 punti sono Sì, da Visnova facilissimo, domani mattina riprendiamo. No, però a parte gli scherzi, no, stai facendo davvero molto molto bene, sopra le aspettative, credo. Sì. E come dicevamo anche prima fuori onda, poi se succede di fare i playoff nessuno si tira indietro, ovvio, però prima no, stiamo facendo bene, perché comunque 28 punti non sono pochi. Siamo partiti prima appunto del fuori onda, la realtà è questa, noi siamo partiti per salvarci, per arrivare a 40-36, insomma quella cifra lì il prima possibile. Pian piano abbiamo allestito una squadra, praticamente dall'ex Bimercate Soreno siamo rimasti in 5 giocatori, aggiungi Biraghi, aggiungi Ronchi, aggiungi Akenza, abbiamo concluso con poi Cusaro, ci siamo accorti di avere una discreta squadra e soprattutto un ottimo gruppo. Mm-hmm. Staff nuovo, siamo tutti giovanissimi, dai 34 ai 35, 36 anni, il secondo allenatore è il 98, quindi è veramente giovane, e si è creato subito col feeling. La società, lo dico sempre, secondo me la società deve fare la società, quindi mantenere gli impegni, certo, che prende ogni mese, puntuali. Noi come staff tecnico dobbiamo fare il nostro, i giocatori devono fare loro. Per ora tutte queste tre fattori stanno andando alla grande, e quindi in effetti siamo lì, siamo quarti. Vincere il campionato, ti dico francamente, quest'anno è utopia, soprattutto perché non sarebbe giusto. Ci sono due realtà che sono fuori categoria, secondo me. Ce ne sono quattro. Okay. Ce ne sono quattro perché, vabbè, il Visnova l'abbiamo detto prima. Casatese. Niente da dire. La Casatese è di un'altra categoria, mm-hmm, quest'anno è di un'altra categoria. La Louisiana ha degli ottimi giocatori, un ottimo direttore sportivo, e anche loro hanno, nel corso degli anni, te lo dico perché abbiamo perso una finale in promozione, mm-hmm, in Coppa, nel corso degli anni ha aggiunto un giocatore dopo anno, e il Sant'Angelo, che ha incominciato a macinare punti e sicuramente arriverà lì. Domenica è già decisiva secondo me per il Sant'Angelo, perché gioca col Visnova, e se fa 3 punti riapre tutto, a parere mio. Riapre tutto, e noi se vogliamo fare playoff dobbiamo essere bravi a mantenere il ritmo di queste 4 squadre, quindi a non prendere la forbice. Se vogliamo fare playoff, il nostro obiettivo rimane realmente quello di salvarci da primo. Certo. Poi ripeto, se siamo salvi a metà febbraio non è che andiamo al campo a fare l'aperitivo, andiamo ad allenarci, a giocare, a provare a fare qualcosa di più, si mancherebbe. No, volevo chiederti, visto che l'idea quest'estate era unire due città come, sì, Lesmo e Bimercate, non era facile, non è comunque mai semplice unire due città, che comunque non sono due cittadelle, ma sono due belle città, certo, due belle realtà. Ti chiedo com'è nata l'idea, nel senso come è venuta fuori, più o meno lo sappiamo tutti, ma come sta andando le cose a 6 mesi, 8 mesi da quell'inizio lì? Allora, è venuta fuori, diciamo, per una comunione di intenti di entrambe le proprietà, sia dell'ex Bimercate Soreno che dell'ex Acilesmo. La fortuna di queste due società è avere i centri sportivi attuali, quello di Bimercate che lo stiamo finendo, adesso sono arrivati degli spogliatoi nuovi, in più ci sarà la tribuna come quella di Lesmo, Supercampi, probabilmente in zona sono i migliori, mm-hmm, ma dico anche in Lombardia come attività dilettantistica non ci sono due centri migliori così, soprattutto quello di Lesmo che è fatto e finito è molto importante. Sta andando, non è facile, onestamente non è facile, perché comunque c'è una prima squadra in eccellenza, una prima squadra in prima categoria, una juniore sano, juniore provinciale, calcio femminile, calcio a 5, sono 56 squadre, scuola calcio elite, centro tecnico federale. Non è facile, bisogna essere bravi, ci sono degli equilibri, vediamo di farla funzionare, perché tutti noi ci abbiamo messo la faccia, e sicuramente ottenere questi risultati in eccellenza aiuta, perché secondo me è sinonimo di solidità societaria, essere lì attrae, fa bene. Sotto abbiamo una juniores regionale A che ormai è 4 anni, secondo me, che facciamo veramente bene, investiamo tanto tempo, e deve essere un traino per tutti i ragazzini che abbiamo sotto. Sono 780 atleti. Però, sono bel tanti, numero. Non è facile. Bisogna essere bravi, tutti. Si faranno degli errori sicuramente. Bisogna sempre migliorare. Nello sport, come nella vita, vince chi sbaglia meno. Vince chi sbaglia meno, bravissimo. Soprattutto riesce a capire gli errori. Esatto, capire l'errore che ha commesso.